Verini, Di Lello, Boccuzzi, Molea, chi altro non riesce a votare? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 356, votanti 354, astenuti 2, maggioranza 178, favori 127, contrari 227, la Camera respinge. Siamo al dis. Prego, onorevole Pini. Ah, lo ritira, perfetto. Allora abbiamo terminato gli emendamenti. Passiamo agli ordini del giorno. Colleghi, allora c'è un problema, sono arrivati all'ultimo istante alcuni ordini del giorno. Quindi io intanto faccio dare il parere sui 25 che abbiamo al sottosegretario, poi se siamo in grado in corso d'opera lo diamo anche sugli altri, se no siamo costretti a sospendere la seduta per qualche minuto per i pareri. Allora, onorevole sottosegretario, numero 1, Vargiu. Grazie Presidente, favorevole con riformulazione, poiché le attività già le facciamo, a valutare l'opportunità di chiedere l'inserimento nei mandati internazionali e poi bene. Prosegue. 2, Sibilia. Favorevole. 3, Spadoni. Favorevole. 4, Basilio. Anche qui una riformulazione. Al primo impegno ad assumere l'iniziativa per orientare maggiormente il mandato delle missioni internazionali nei Balcani verso e poi prosegue. Nel secondo impegno, eliminare il terrorismo religioso, aggiungere fenomeni di radicalizzazione e solo diffusione nell'area. Bene, numero 5, Rizzo. Sempre favorevole con riformulazione, cambia l'impegno a verificare che le problematiche relative alla bonifica per l'eventuale presenza di amianto nei mezzi e materiali donati ai due paesi africani siano state preventivamente risolte o gli stati riceventi... Le chiedo scusa, ma sottosegretario, lei mi sta rileggendo com'è il testo o semplicemente la riformulazione? Mi legga solo la riformulazione. No, questa è tutta la riformulazione. Ah, le chiedo scusa, le chiedo scusa. Prego. Cambia l'impegno, Presidente. Quindi, continuando, sì. Ai paesi africani siano state preventivamente risolte o gli stati riceventi si siano già impegnati o si impegnino ad analoga attività. La ringrazio e mi scuso con lei. No, sei Frusone. Favorevole con riformulazione, anche qui cambia l'impegno a riferire alle Camere circa le intese intercorse con le autorità irachene in merito al dispiegamento del contingente italiano e del relativo status. 7, Di Battista. Favorevole. 8, Bernini Massimiliano. Contrario. 9, Grande. Favorevole con riformulazione, cambia il primo impegno che diventa a continuare... Colleghi, per favore, abbassiamo un po' la voce, per favore, grazie. A continuare a conformarsi alle pertinenti deliberazioni dell'Unione Europea per quanto concerne i rapporti con l'Egitto.